Oggi siamo a Castro dei Volci, nel Basso Lazio, un borgo sereno portato avanti da una comunità variegata. Partiamo subito! Roberto, da un punto di vista turistico, che cosa caratterizza Castro dei Volci? Quali sono le priorità, il tipo di lavoro culturale che si sta facendo, insomma, nel passato recente e presente, e quali obiettivi per il futuro? Allora, innanzitutto benvenuti a Castro, è un piacere accogliervi. Cosa caratterizza questo paese, questo borgo? Come avete avuto modo di vedere in questi pochi minuti, sicuramente il paese è ben mantenuto. Questo grazie a un lavoro di anni, grazie alla dedizione dei cittadini, dei residenti e grazie al fatto che in qualche modo si è sempre cercato di non mischiare troppo il passato con il recente. Cioè il centro storico andava mantenuto e così abbiamo fatto. Questa è un esempio, questa qui dove ora ci troviamo è Piazza 4 Novembre. Una volta era piazza del municipio, perché questo che è alle nostre spalle è il municipio, che è stato oggetto ad esempio di restauro e di attenzione da parte dell'amministrazione. Questa piazzetta anche è ristrutturata ed è molto bella. Poiché, appunto, una vista tra l'altro panoramica eccezionale. Con una vista panoramica eccezionale, ancor di più la vedrete quando con il sindaco vi recherete su nell'altro, quello che è definito il balcone della ciociaria. E quindi la nostra azione è, a nostro avviso, a mio avviso come assessore al turismo, è quella di creare le condizioni di un paese che manifesti e rappresenti le condizioni di vita migliori e migliorate nei servizi, seguite ed accompagnate da un mantenimento delle bellezze stesse del paese. Dunque, mi sembra di comprendere che, per esempio, ora spontaneamente le sta avvenendo, no, da mettere avanti come uno dei punti sviscerati per Castro dei Volci, un'attenzione alla cura proprio del borgo nella sua urbanistica, nella sua architettura. Benissimo, ha colto bene, diciamo, quello che dicevo. Mi dà spunto anche per, appunto, per sottolineare che l'attenzione urbanistica proprio in questi ultimi periodi l'abbiamo ancora aumentata. È stato approvato dal Consiglio Comunale un piano particolareggiato per il centro storico, proprio affinché si intervenga, si permetta, quindi, quello che dicevo prima, di vivere e di vivere meglio, ma rispettando alcune regole che devono mantenere il paese più bello possibile. Molte sono le cose da vedere in questo paese, molte delle quali le abbiamo introdotte e realizzate con l'amministrazione. Penso ad esempio al fatto di aver valorizzato molto la figura del nostro conterraneo Nino Manfredi, nato qui poco distante da dove stiamo realizzando questa intervista, e a lui dedicata la torre dell'orologio che con la mostra fotografica permanente, poi andremo a scoprirla insieme di Nino Manfredi, grazie al contributo della Proloco che permette appunto di essere fruibile e visitabile. Mi sembra di capire che come assessorato al turismo ci sia una grande attenzione per gli abitanti e per la loro qualità della vita, quindi anche un occhio sempre all'interno, agli autoctoni, ma mi sembra di comprendere che ci sia una grande attenzione anche per l'afflato internazionale. Certamente, come dice il proverbio, non si va in paradiso a dispetto dei santi, quindi il fatto di avere una grossa attenzione per chi ci vive è al primo posto,
perché questo permette appunto di accogliere poi al turismo, esatto, di svilupparsi in maniera più naturale, con una ricezione migliore possibile su tutto il territorio, perché poi le bellezze del borgo sono accompagnate dalle bellezze che tutto il territorio offre. Penso agli scavi archeologici, che sono appunto ben conservati, e alla possibilità di una cultura culinaria che anche, diciamo, il nostro paese riesce ad offrire. Tanto è vero che su questa iniziativa ci siamo dotati da non molto tempo di un marchio d'eco, su iniziativa dell'assessorato al turismo, per permettere appunto di indicare e di mantenere in maniera chiara quali sono anche le bellezze e la parte forte della gastronomia locale. Certo, orgoglio locale. Orgoglio locale. Centro storico di Castro dei Volci è possibile visitare le botteghe della Regina Camilla nella via Civita, che raccoglie tante maestranze diverse che condividono con l'utenza i momenti della produzione, non solo i manufatti d'artigianato terminati, ma tutti i momenti della lavorazione. Lucia. Sì, qui all'interno del borgo medievale di Castro dei Volci, con un gruppo di artigiani abbiamo cercato di ridare valore a questi luoghi e ridare vita ai vicoli attraverso la riproposizione dei mestieri antichi, di quello che un tempo ha rappresentato per i nostri nonni l'attività quotidiana per vivere praticamente. Quindi abbiamo cercato di ricostruire quella che era l'economia locale. Ci sono lungo la via Civita diversi laboratori, opifici, dove il visitatore, venendo a Castro, può immergersi nel processo produttivo in maniera autentica, perché questi artigiani non creano una messa in scena turistica, ma loro lavorano autenticamente nei laboratori per produrre poi i loro manufatti. La cosa importante per l'artigiano, quando si siede al suo banco di lavoro, è il momento creativo e soprattutto poi la condivisione del prodotto con chi passa lungo questi vicoli, perché siamo convinti che l'incontro tra culture diverse sia un momento formativo fondamentale anche per la nostra crescita personale. Dopo che noi abbiamo incontrato i turisti, sicuramente loro se ne vanno arricchiti, perché hanno appreso un qualche cosa che altrove non possono vedere, ma anche noi rimaniamo arricchiti, perché c'è appunto questo scambio che è alla base del nostro progetto. Quindi Lucia, un qualcosa di antico e moderno insieme, perché da un lato è come se tutto fosse rimasto cristallizzato nel tempo, no? Però poi di fatto un'esperienza concreta nel presente, nell'attualità, e c'è questa condivisione, ribadiamolo, perché è veramente speciale, non solo del prodotto finito, ma delle tecniche di lavorazione e proprio dei vari momenti di produzione. Voi lo fate questo con un'associazione? Sì, noi lo facciamo con l'associazione Lascarà, che è nata proprio appositamente per occuparsi della cultura tradizionale, della valorizzazione della cultura locale, e attraverso questo progetto, che è il progetto principe dell'associazione. Il nostro punto di forza è che questi laboratori hanno degli spazi adeguati anche per fare in modo che il visitatore che si trova a camminare nel borgo, se interessato ad un particolare procedimento, può sedersi al banco di lavoro con l'artigiano e provare, con la maestria, seguito dalla maestria dell'artigiano, provare egli stesso a realizzare un qualcosa, fare un'esperienza diretta che poi può portare via con sé e crearsi con le sue mani un souvenir, che in questo modo acquisisce anche un valore simbolico molto più importante di quello estetico, di quello materiale, che potrebbe essere un semplice souvenir.
quali sono le realtà che avete messo a rete nel vostro progetto? Allora, le botteghe, i laboratori che attualmente sono operativi all'interno del circuito delle botteghe della Regina Camilla sono Trame Preziose ed è un laboratorio dove lavorano tre signore che si occupano di ricamo, di cucito, ricami molto pregiati e che a loro volta hanno avviato una scuola con circa 30 allieve che tutti i giovedì si riuniscono e cercano di imparare quali sono i punti del ricamo tradizionale. Loro sono veramente delle bellissimo. Maestre e realizzano dei lavori di grande pregio. Poi abbiamo il Fabbro, Studio 28, Angelo con il suo estro creativo, perché chiamarlo Fabbro è riduttivo, è un artista a tutti gli effetti, perché attraverso la fusione di metalli di recupero lui crea delle formelle, delle fusioni artistiche che possono essere utilizzate come decorazione o anche come con una funzione pratica all'interno. Certo. Delle nostre case. Più avanti troviamo Tiziana che ha recuperato una serie di ricette di dolci tradizionali utilizzando tutti i prodotti del nostro territorio, quindi uova locali, farine locali, miele molte volte e attraverso il suo studio di ricette tramandate dai suoi nonni, dai parenti, dai vicini di casa e anche da ricettari antichi, lei ripropone i sapori della tradizione, l'utilizzo della frutta secca, l'utilizzo rituale anche di molti ingredienti, perché anticamente i dolci erano utilizzati non quotidianamente, ma soltanto in periodi prestabiliti e per sottolineare dei momenti particolari. Quindi avevano una funzione del tutto rituale. Poi andando avanti con lungo la via Civita troviamo il tessitore Paolo che lavora su un telaio del 1600 che ci è stato donato gentilmente dalla famiglia di Domenica De Angelis. Lui lo ha restaurato, lo ha reso funzionante e oggi produce i suoi filati con quel telaio. Non soltanto fila, ma Paolo è un artigiano a tutto tondo perché semina anche il lino per produrre poi il filo. Quindi va nei si boschi. Si preoccupa anche delle materie certo, prime, dall'inizio, dei materiali coinvolti. Dall'inizio proprio alla fine la filiera. Va nei campi, sui monti per cogliere la ginestra e attraverso un procedimento abbastanza lungo di trasformazione realizza un filato di ginestra e poi lo tesse. Quello che lui realizza è veramente un qualcosa di unico, sono dei tessuti che hanno tante qualità, oltre che l'unicità sono traspiranti, antibatterici, termoregolatori. E poi abbiamo Augusto che è l'artigiano orafo. Augusto oggi è quello che riproduce l'orecchino della ciociaria, tipico della ciociaria, il famoso lucchetto. Dico famoso perché è stato reso famoso dalle balie ciociare che si sono fatte conoscere perché sono state scelte dalle famiglie più diciamo, in vista della società italiana, non solo della ciociaria. E vi basti pensare che Vincenzina Stirpe era una balia ciociara, veniva da Veroli, ed è stata la balia di Sua Altezza Reale Mafalda di Savoia. E Augusto, con le tecniche di una volta, perché utilizza soltanto incudine, fuoco, martello, lime, gli strumenti realizza questi storici. Famosi orecchini, che sono una carta d'identità della donna ciociara, perché sono composti da tre parti che si aggiungono mano a mano che la donna cresce, dalla nascita fino all'età del matrimonio, fino alla vedovanza. Ogni passaggio di stato viene sottolineato con un elemento che si aggiunge all'orecchino, fino a creare questo oggetto particolarissimo di cui le nostre nonne erano molto orgogliose, non se ne separavano mai, neanche dopo la morte, perché lo portavano con loro.
E poi si chiude il nostro percorso con la bottega Bontà Castresi, perché oltre agli occhi va nutrito anche il corpo. Bontà Castresi ci fa, ci presenta una carrellata di prodotti proprio della terra di Castro dei Volsci, della ciociaria. Quindi olio, farine realizzate con grani antichi, salsiccia castrese. E la nostra salsiccia si contraddistingue da quelle della ciociaria perché nel condimento, oltre all'aglio, oltre al peperoncino, ha anche la buccia d'arancia, che conferisce quindi un profumo molto fresco e molto particolare. La diversifica, la diversifica dal resto della ciociaria. Noi come associazione diamo anche molta importanza alla promozione dell'arte. Al di là di Ecco Angelo, che abbiamo già citato, abbiamo anche Rita e Mauro, che sono i nostri artisti, ma c'è anche Martina, che è una ceramista, realizza ceramica Raku, una ceramica particolarissima che non è facile trovare. Rita è un acquerellista e invece Mauro si occupa di un tipo di pittura con la creazione di opere di arte contemporanea realizzate su supporti sempre di riutilizzo. Quindi c'è sempre un messaggio diretto ed un metamessaggio nelle opere che realizzano i nostri artigiani e artisti. Ogni domenica, dalla mattina alla sera, con una brevissima pausa pranzo, gli artigiani sono al lavoro nelle botteghe di Camilla. Quindi anche nel mese di agosto, nel mese di luglio, nel periodo di Natale, sempre, tutte le domeniche, si può venire a Castro dei Volsci e trovare un borgo vivo, autentico, perché gli artigiani sono al lavoro nelle botteghe. È possibile restare informati di tutte le attività che noi proponiamo seguendo le nostre pagine social. C'è una pagina dedicata all'Associazione La Scarana e un profilo proprio dedicato alle botteghe della Regina Camilla. Noi siamo a disposizione per offrire proprio un'esperienza autentica al turista, dedicarci a lui, coccolarlo, fargli passare un pomeriggio veramente diverso insieme a noi. Nel circuito delle botteghe della Regina Camilla abbiamo nominato anche la bottega di Clara, con la produzione di una peculiarità del borgo, che è la salsiccia castrese, che è un ingrediente particolare rispetto alle altre salsicce di ciociaria, che è l'agrume. Sì, la buccia d'arancia. E siamo qui in questo locale molto caratteristico, che è il laboratorio di Clara e di Germana. Loro sono le due artigiane di Camilla che si occupano di restituire anche i sapori del borgo ai nostri turisti. In particolare qui abbiamo la riproduzione della filiera di produzione della salsiccia castrese. Abbiamo gli ingredienti, vedete c'è carne di suino con il peperoncino, che è uno dei condimenti principali, aglio, sale e buccia d'arancia. Questa è la peculiarità della nostra salsiccia, che segue un protocollo prestabilito dall'Arsial nella sua produzione. E abbiamo poi una carrellata di esempi della filiera proprio produttiva. In questo caso qua troviamo la carne intera, sfilettata, fatta a pezzettini a punta di coltello. Poi il primo passaggio è il momento in cui la carne viene intubata nel budello animale, e questo è praticamente il primo step. Poi viene appesa ad essiccare, e qua abbiamo questo risultato dopo 5 o 6 giorni che è stata disposta a file proprio ad asciugare. E questo è il prodotto finito, il momento in cui la salsiccia può essere raccolta. In tutto ci vogliono una quindicina di giorni, ma tutto questo processo non è standardizzato, perché dipende dal periodo dell'anno, dipende dalle condizioni atmosferiche, se c'è un clima più asciutto, più piovoso, se si essiccano con il calore del fuoco, con il fumo, quindi un'affumicatura, oppure se si essiccano semplicemente all'aria. E noi in genere
genere le conserviamo in questa maniera, o all'interno di sacchetti sottovuoto per dare la possibilità di conservarle anche per più mesi, oppure come si faceva anticamente nell'olio d'oliva in questo modo, oppure nella sugna. Alcune nonne ci hanno insegnato anche a usare questo ingrediente, sempre proveniente dal maiale, per conservarle molto a lungo. Clara e Germana le propongono ai visitatori con questi piccoli bocconcini accompagnati dal pane realizzato con le farine di grani antichi che loro stesse producono, quindi una farina molto apprezzata perché ha una maglia glutinica molto bassa. E in questo modo il turista può degustare la nostra salsiccia. Ma se poi ci sono delle persone particolarmente appassionate e vogliono anche capire come si può fare, non è difficile il procedimento di lavorazione e anche nelle nostre case si può provare a realizzarle. E qui abbiamo Clara che ci mostra come è possibile realizzare il prodotto che vi abbiamo appena mostrato. E vediamo, al momento lei sta tagliando la buccia d'arancia e i condimenti, quindi buccia d'arancia, aglio e ridotto a punta di coltello, ridotto molto 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 fine, che poi verrà miscelata alla carne che lei ha già tagliato a punta di coltello. C'è un modo specifico che permette di tagliare facilmente la carne. Si stacca prima una fettina dal pezzo più grande, poi si realizzano delle listarelle. E c'è un motivo per cui la salsiccia si realizza in questo modo e non tritandola la carne, perché in questa maniera, quando poi vengono affettate, i pezzettini della carne devono essere ben riconoscibili e soprattutto la carne non deve essere troppo asciutta, tutto magro, ma ci devono essere anche dei filetti di grasso che servono a rendere morbido poi il salume una volta che viene essiccato. Quindi ci vuole la giusta dose, la giusta alternanza tra filetti di magro e filetti di grasso. Una volta che la carne è stata ridotta in pezzettini abbastanza omogenei, viene disposta in questi che erano dei piatti di ceramica, che sono quelli proprio utilizzati dalle nostre nonne, che venivano dati anche come corredo alle donne quando si sposavano. E poi viene miscelata, condita con il sale. Questo, il condimento, è anche un pochino a gusto personale della massaia, perché usare di più o di meno un aroma anziché un altro, pur rimanendo nel range produttivo che è stato stabilito. Questo è un passaggio molto importante. La carne viene massaggiata e amalgamata per bene. In questo modo, con il calore delle mani della massaia, si sciolgono i condimenti, si scioglie il sale e si scioglie anche un pochino del grasso che fa parte dell'impasto, per dare proprio all'impasto una fluidità, perché adesso vedrete il passaggio successivo, che è quello più complesso, di intubamento all'interno del budello. Clara, ecco, ci sta mostrando proprio in maniera autentica come si faceva fino a pochi anni fa l'insaccamento del salume all'interno del budello animale. Oggi, per brevità, molte persone usano anche degli strumenti più tecnologici, certo. Tipo questo procedimento si può fare anche con delle macchine a manovella oppure elettriche, che permettono un intubamento, un insaccamento più veloce. Ma questo è quello che si fa a livello casalingo, domestico. Vecchio stampo. Ma la cosa importante di questi passaggi, di questi prodotti, è che nel momento in cui venivano realizzati
richiedevano la presenza di più persone, quindi le famiglie si ritrovavano la sera o durante il pomeriggio, la giornata, vicino a un tavolo, tutte quante intente a realizzare questo salume, per esempio. Le più giovani stavano vicino alle più anziane, che raccontavano, che trasmettevano in quel momento una serie di saperi. E quindi ecco, c'era una duplice valenza poi, esatto, in queste funzioni. Di dirlo. Qui capiamo veramente cos'è poi noi il lavoro culturale, o al di là del lavoro cos'è la cultura, e quindi non solo l'enogastronomia in senso stretto, ma anche l'aspetto sociale che la vostra associazione mette in risalto, no? Quelle storie, le persone, la famiglia, sono tanti i punti toccati. Intanto abbiamo visto che Clara, con molta maestria, ha completato l'inserimento della carne nel budello, l'ha legata e ha creato la forma proprio della salsiccia castrese. Attraverso questo filo di corda poi sarà comodo anche appenderla all'aria. Lasciata in posa all'aria aperta? No, non all'aria aperta, in dei locali dove arieggiati, però riparati, non all'aperto. E in questo anche si vede la maestria della massaia, che deve capire, in base al luogo dove è collocata la casa proprio, qual è il modo migliore per essiccare questo salume. Qui entra in gioco poi veramente la maestria dell'artigiano, che è artista, consentitemi, anche per quanto riguarda il cibo. Grazie Clara e grazie Lucia. La chiesa di San Nicola è la più antica del borgo ed è un autentico esempio di architettura paleocristiana dell'alto medioevo, Giulia. Sì, giusto. È appunto la chiesa di San Nicola è la più antica che abbiamo qui nel territorio di Castro e si trova fuori dalle mura di Castro dei Volsci. E infatti proprio qui vicino alla chiesa abbiamo una delle tre porte, che è porta di ferro. San Nicola, proprio perché è fuori dalle mura, a lui hanno affidato la custodia sia delle mura di tutto il paese sia delle porte di accesso al paese. Questa chiesa in origine non era così come la vediamo oggi, ma era molto più piccola, era un semplice oratorio. Poi successivamente fu ampliata, quindi venne esteso l'ingresso e creata una navata laterale. La chiesa purtroppo ha subito molti danni, soprattutto a causa della peste che colpì il paese nel 1600. Perché? Perché venne utilizzata questa chiesa come lazzaretto, proprio per contenere i malati di peste. Questo fece sì che, una volta sconfitta la peste, sulle pareti di tutta la chiesa venne data della calce. Questo rovinò completamente tutti gli affreschi che si trovavano all'interno di questa chiesa. Solo che grazie ai bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale vennero alla luce questi affreschi che ancora oggi parzialmente riusciamo a vedere, e quindi si staccò un copioso strato di calce. Tra gli affreschi che vediamo, che si trovano soprattutto nel nucleo originario della chiesa, possiamo vedere affreschi che trattano scene dall'Antico e dal Nuovo Testamento.
La parte dell'Antico Testamento è quella che troviamo sulla parte sinistra della chiesa, quindi la parte che è stata anche distrutta per creare la navata laterale, e quindi alcuni affreschi non solo sono stati distrutti dalla peste, quindi dalla calce che è stata data sulle pareti, ma anche dalla creazione di queste due colonne. La parte dell'Antico Testamento che si può parzialmente vedere parte proprio da in fondo alla chiesa, quindi con Dio che crea il mondo, poi successivamente abbiamo Dio che crea Adamo, la creazione di Eva che nasce dalla costola di Adamo, Adamo ed Eva che compiono il peccato originale, successivamente la scena che raffigura Adamo ed Eva che capiscono di aver compiuto peccato originale, quindi di aver tradito la fiducia di Dio, e la scena successiva raffigura la cacciata dal paradiso, quindi Adamo ed Eva che vengono cacciati dal paradiso, e si può vedere nell'immagine proprio Adamo che ha sulle spalle quest'ascia, proprio per simboleggiare che Dio gli aveva dato tutto, ma loro avevano tradito la sua fiducia e loro adesso devono faticare per continuare a vivere. Un'altra scena che si può vedere, si parla soprattutto di l'offerta a Dio e dell'uccisione di Abele, quindi che Caino che uccide Abele, e la maledizione di Caino. Invece nella parte che riguarda il Nuovo Testamento, quindi nella parte destra della Chiesa, si può ammirare solamente l'Annunciazione, perché si vede parzialmente l'Arcangelo Gabriele, e poi più in là si può vedere solamente la Natività, quindi la nascita di Gesù, cioè Maria, Gesù bambino e Giuseppe. Questa chiesa, come dicevo all'inizio, è la chiesa più esterna al paese. Esatto, diciamolo per chi non lo sapesse, quella protagonista poi nel quotidiano della comunità del borgo è Sant'Oliva. Sì, però che è la patrona del nostro territorio, infatti Sant'Oliva è la patrona di Castro ed è la chiesa più vissuta, quella che ospita al suo interno le celebrazioni molto più importanti. Questa chiesa viene utilizzata soprattutto nei giorni feriali, dove si celebra anche qui la messa. E la chiesa di San Nicola è la più esterna, e questo ha fatto sì che molti pellegrini che erano di passaggio sostavano in questa chiesa. Si può vedere il loro passaggio dai segni, simboli ed anche delle scritte forse arabe o da delle date che si trovano sulle colonne della chiesa. Un altro affresco molto, molto bello che si può vedere anche parzialmente è l'affresco di San Cristoforo, proprio protettore dei pellegrini. Quindi diciamo che San Nicola, se vogliamo, è un edificio di culto secondario rispetto a quello protagonista di Sant'Oliva, sì, ma che sicuramente ha storicamente, ecco, è una valenza quasi, se vogliamo, emotiva, intrisa insomma nelle sue mura di emozioni, sì, di confidenze, sì, ecco, ci immaginiamo, no, questi pellegrini di, sì, passaggio che sostavano qui, sì, per le, sì, loro preghiere. Sì, perché era quella proprio più antica, quindi è un monumento storico molto importante. Alle nostre spalle il monumento alla Mamma Ciociara, in uno degli scorci più suggestivi del borgo, forse proprio anche data la presenza di quest'opera che è stata realizzata come omaggio per l'appunto a tutte le donne ciociare che furono vittima di violenza, la violenza brutale delle truppe francesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Sindaco Ambrosi.
Ci parli un po' di questo intervento? Intanto dove ci troviamo? Ci troviamo sulla Rocca di San Piero, detta anche la Rocca dei Colonnesi, è il punto più alto dell'abitato del centro storico di Castro dei Volsci. È quello che negli anni si è guadagnato anche l'appellativo di Balcone della Ciociaria. Da qui infatti si può ammirare un panorama mozzafiato, si contano circa 45 comuni, dai primi comuni della provincia di Roma, vediamo ad esempio Olevano Romano, fino a scorgere lo sguardo nelle giornate più limpide all'abbazia di Montecassino, passando per tutta la catena montuosa del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Quello alle mie spalle, come avete ben detto, è il monumento alla Mamma Ciociara, fu voluto nel 1964 dal comune e dalla provincia per testificare nel marmo il sacrificio e il prezzo che dovettero pagare le donne ciociare durante la guerra di liberazione, durante la quale appunto donne, bambini, ma anche uomini furono vittime della violenza delle truppe coloniali francesi, dei soldati di montagna, detti anche goumier, al seguito del generale Juin, che una volta rotto il fronte della linea Gustave, si lasciarono andare ad una serie di nefandezze, ad una serie di saccheggi e di violenze ai danni di quella popolazione che gli era andata incontro con le corone di fiore, pensandoli dei veri liberatori. Questi episodi che si registrano su questo versante appunto del fiume Sacco, che noi registriamo invece sulla sponda del fiume, lato strada Casilina per intenderci, dove invece che fu invece liberata dalle truppe canadesi e che fu vera liberazione, che portarono invece aiuti alla popolazione. Tant'è vero che il prossimo 14 maggio ricorderemo un episodio che vide protagonisti proprio i soldati canadesi che fecero fuoco sulle truppe marocchine che stavano appunto per violentare delle donne. Il monumento fu anche un gesto di forte coraggio, perché fu eretto in un momento storico nel quale poco e si doveva parlare di quelle che erano state appunto le violenze di chi nel frattempo ci stava aiutando a ricostruire l'Italia, quindi erano trascorsi appena 20 anni. Tra la popolazione c'era anche una certa resistenza a parlare di quei fatti, però si ritenne giusto per primi a Castro rompere quella cortina di silenzio che avvolgeva quanto accaduto durante il maggio del 1944. Il Castro si è confermato poi essere un comune contro ogni forma di violenza nel 2019, quando fu d'accordo con l'amministrazione provinciale. Abbiamo ricevuto questo premio di comune, possiamo parlare di riconoscimento di comune contro ogni forma di violenza. Su questo sacrario, per come ci piace chiamarlo, oltre al monumento alla Mamma Ciociara c'è appunto la targa che ricorda questa onorificenza, cioè la panchina rossa, simbolo appunto ormai internazionale del contrasto alla violenza sulle donne, le lettere dei condannati a morte presso il carcere di Pagliano, quindi una sorta di monumento ai caduti civili della Seconda Guerra Mondiale, e la campana della pace che è alle mie spalle, che è stata costruita nel 2004 in occasione del quarantennale della posa del monumento, realizzata dalle fonderie pontificie Marinelli. E quindi insomma non possiamo non citare gli amici di Agnone, che cogliamo l'occasione di salutare. Altri richiami artistici non possiamo non citare, parlando di ciociaria e di richiami appunto nella produzione italiana. Nominiamo il celeberrimo film neorealista di Vittorio De Sica, La Ciociara, l'omonimo romanzo di Moravia. E i richiami sono veramente tanti, poi vedremo anche ritornando alla figura di Nino Manfredi.
Sindaco Ambrosi, lei è un sindaco giovane, come possiamo vedere. Questo in qualche modo si riflette sul suo operato rispetto a fenomeni che caratterizzano tutti i borghi italiani: spopolamento, gentrizzazione. Ecco, le sta a cuore, come poi vedremo, far sì che dei giovani, per così dire anagraficamente, animino il borgo? Quali, insomma, obiettivi al riguardo si dà? Dare una buona qualità di vita ai suoi anziani? Quali sono le considerazioni? Mi ritengo, permettetemi, un sindaco giovane, ma ormai di lungo corso. Sono entrato in amministrazione ormai lontano 2011 e ho avuto il piacere di seguire da vicino la candidatura prima e poi l'ingresso nel club dei borghi più belli d'Italia, avvenuto solo nel 2016. Un traguardo, un riconoscimento che è stato per noi anche da una parte un punto di arrivo, perché era un voler riconoscere, un voler premiare quelle che erano state le attente politiche del turismo messe in campo in quell'amministrazione come in quelle certo. precedenti, ma nello stesso tempo anche un punto di partenza, perché da lì siamo finiti proiettati su canali che hanno milioni di click l'anno, quindi abbiamo incominciato ad avere una visibilità che prima non avevamo. Oggi, se si cerca su un qualsiasi motore di ricerca borghi da visitare tra Roma e Napoli, comparirà indicizzato Castro De Volsce, uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi è anche una sfida per farsi trovare pronti a questa nuova, diciamo, frontiera del turismo, al gruppi di turisti più o meno organizzati che si iniziano a muovere verso il borgo. Come ci si fa a trovare pronti? Sicuramente creando sempre quanti più servizi possibili, sostenendo l'associazionismo che ci viene in forte aiuto in questo. Penso alle botteghe artigiane, la Regina Camilla, che animano il borgo tutte le domeniche, piuttosto al servizio civile della Prologo, che garantisce l'apertura di quelli che sono i siti di principale interesse del nostro centro storico. Quello forse che ci manca e sul quale stiamo cercando di lavorare è quello di diventare attrattivi anche per l'impresa, in maniera tale di creare all'interno del borgo le condizioni perché possano nascere nuove attività produttive e quindi in maniera tale anche di riempire la giornata del turista, che altrimenti visitate quelle che sono le principali attrazioni, certo. Si muoverà verso altre mete. Sindaco, e per concludere, un'ultima domanda che pongo più all'uomo che alla figura istituzionale. Se dovesse guardare indietro alla propria biografia in questi luoghi, alle ore dedicate, no, alle tante attività, alle tante persone, alle telefonate, eccetera, eccetera, quali sono i sentimenti, le tre parole chiave, i moderni hashtag che le vengono in mente? Beh, allora, intanto un borgo che si vuole distinguere per la sostenibilità, è un borgo in cui il tempo, dice qualcuno, sembra essersi fermato. Tra l'altro noi siamo anche una delle porte occidentali del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e ci stiamo attivando anche per la valorizzazione di tutta quella che è la sentieristica e la naturalistica, quindi questa nuova frontiera del turismo che nell'immediato dopo Covid riceve sempre più attenzione. Quindi, l'ho detto, paesaggio, ambiente. Paesaggio, ambiente, queste sono sicuramente le... sentiamo forte la responsabilità di tutelarlo per noi. E per terza e ultima parola? Terza e ultima parola, possiamo dire, l'accoglienza che contraddistingue noi castresi. Penso che chi ha avuto modo di fare questa esperienza a Castro porta con sé quello che è il grande cuore dei castresi. Non è un caso che ogni anno, soprattutto grazie ad iniziative private, penso alla scuola di cucina per americani, si muovono da oltreoceano diverse centinaia di americani disposti a pagare svariate, insomma, certo. Centinaia di dollari per stare a Castro e per vivere questa esperienza genuina.
quindi evidentemente non solo l'enogastronomia ma anche appunto lo spirito accogliente che anche noi oggi stiamo riscontrando in Borgo. Castro De Valci ha dato i natali anche a Nino Manfredi, uno sicuramente degli artisti del nostro paese del passato recente che rimarrà immortale nell'immaginario comune. All'interno della Torre dell'Orologio una mostra fotografica permanente che appunto racconta un po' la biografia dell'artista. Diamo due cenni prima a Matteo sulla Torre dell'Orologio che ospita questo allestimento e poi parliamo della mostra. Allora sì, la Torre dell'Orologio è una torre medievale che divide la parte interna con la parte più esterna della Civitas di Castro De Volci. In alto all'edificio possiamo vedere quello che è un orologio, non un orologio che siamo abituati a vedere tutti i giorni, ma un orologio canonico, un orologio suddiviso in sei parti. Un orologio introdotto dalla Chiesa Cattolica per, diciamo, suddividere così l'arco della giornata in base alla preghiera. In cima alla Torre dell'Orologio troviamo anche una campana chiamata la campana scarana che serviva appunto a richiamare la popolazione castrese al di fuori delle mura cittadine. Che magari quindi di rientro dal lavoro coglieva questo segnale e capiva che era il momento opportuno per appunto ritornare nel cuore del borgo. Esatto. Senti una cosa Matteo, e la Torre dell'Orologio, questi spazi, queste sale su due livelli ospitano poi in realtà nella contemporaneità varie attività, nel senso prima dell'allestimento dedicato a Manfredi sono stati ospitati altri lavori. Sì, esatto, il comune utilizza questo spazio come, diciamo, luogo per assemblee, convegni e poi noi come Prologo abbiamo ben pensato di allestire queste sale nel 2015 in occasione della ricorrenza del decennale della morte dell'attore, queste sale con questi quadri dedicati appunto all'attore Nino Manfredi. Questa mostra, come vi dicevo, è suddivisa in due sale, una sala in basso dove ci sono i quadri relativi ai film più famosi dell'attore e invece qui al secondo piano abbiamo quadri relativi alla vita dell'attore, anche con l'atto di nascita, in quanto possiamo appunto affermare che l'attore è nato qui a Castro De Volci nel 1921. Il suo vero nome non era Nino, ma Saturnino Manfredi, e lui, diciamo, visse qui a Castro De Volci fino all'età di 8-9 anni per poi trasferirsi a Roma perché suo padre lavorava nella pubblica sicurezza e quindi, diciamo, lui si dovette trasferire lì nella capitale. Lui iniziò a studiare giurisprudenza per volere dei genitori. Lui aveva anche un fratello più piccolo di nome Dante che era un chirurgo. Qui abbiamo una foto del 1956 in cui vediamo l'attore con sua moglie Erminia Manfredi affacciati qui in una finestra del borgo castrese. Questa immagine trae proprio l'attore Nino Manfredi nel 1971 nella piazza qui principale, piazza 4 Novembre di Castro De Volci, in cui, diciamo, l'attore venne nominato castrese dell'anno. Nell'omonima piazza, piazza 4 Novembre, abbiamo appunto il ritratto dell'attore realizzato da Umberto Cufrini in onore dei 100 anni dalla sua nascita.
treno. Castro dei Volci è raggiungibile mediante treno regionale da Roma Termini, fermandosi alla stazione Castro Pofi Valle Corsa, per poi proseguire con bus urbano o servizio navetta operato da Trenitalia, con la collaborazione del vettore Cialone Tour verso il centro storico. Il borgo è collegato con tutte le principali stazioni italiane. In auto. Percorrendo l'autostrada, le uscite più vicine al centro di Castro dei Volci sono uscita Ceprano, A1 Autostrada del Sole Milano-Napoli, 8,11 km dal centro. Uscita Frosinone, A1 Autostrada del Sole Milano-Napoli, 14,65 km dal centro. In aereo. L'aeroporto più vicino al borgo è quello di Roma Ciampino, 75 km. Cominciamo nel mettere l'olio nella pentola per far rosolare la salsiccia tipica castrese. Quindi scaldiamo un po' l'olio, aggiungiamo la salsiccia sbriciolata, okay, e facciamo rosolare. Nel mentre la salsiccia rosola, ci tagliamo il sedano a dadini e lo aggiungiamo. Ok. Abbiamo detto olio extravergine di oliva, salsiccia tipica di Castro sbriciolata, sedano, e aggiungiamo il sedano. Okay. Facciamo stufare un pochino e poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo la passata di
di pomodoro e facciamo cuocere all'incirca 10 minuti. Perfetto. Trascorsi 10 minuti aggiungiamo la cotenna di maiale lessata precedentemente e i fagioli borlotti. Ok. E ora, esatto, la pasta fresca. Sì, preparato già un pochino in anticipo perché deve riposare un po'. Ora lo stendiamo. Adesso che abbiamo terminato la stesura, la ripieghiamo e cominciamo a tagliarla in modo abbastanza irregolare. È una media grandezza, non è definibile né pasta corta e non è neanche lunga. No, assolutamente. È un taglio proprio particolare, irregolare e tipico proprio della nostra zona. Sì. Adesso il sugo è quasi pronto, possiamo aggiungere la cotenna di maiale. E i fagioli borlotti che dicevi prima, sì, già lessati. Emanuela, che cucina è la cucina ciociara? Allora, la cucina ciociara è molto legata al territorio, quindi alla semplicità, ai prodotti che riusciamo a raccogliere appunto dal territorio, da quello che riusciamo a coltivare sui nostri campi. È una cucina semplice, una cucina molto naturale. Possiamo dire prevalentemente di terra? Sì, assolutamente di terra. Carni, sughi rossi, verdure locali, legumi locali, quindi è tutto prettamente legato alla terra. Senti, e rispetto a questa realtà invece, per contestualizzare i telespettatori, noi ci troviamo il Ruspante, che è una struttura ricettiva di questi territori dove Emanuela opera da circa 15 anni, quindi è bello vedere un volto giovane in barba alle età medie molto alte dei nostri borghi. Ti chiedo, in quanti lavorate qui, appunto, tu ci sei da tanto tempo, sì. Quali storie hai incrociato, che personaggi italiani, collaboratori stranieri? Diciamo che la Locanda del Ruspante ha cominciato con un piccolo ristorantino, quindi con pochi coperti. Okay. E man mano siamo andati con il corso degli anni ad accrescere comunque il nostro percorso, anche nella scoperta di questi prodotti locali, delle lavorazioni. Quindi abbiamo cercato al meglio di prendere quello che il nostro territorio ci offre e farne comunque dei piatti tipici, ma comunque esatto, nuovi. Anche rivisitazioni, piatti scomposti, mantenendoci sempre sui sapori tradizionali, però aggiungendo qualche ingrediente più per migliorarlo. Tu come hai iniziato? Hai fatto un istituto alberghiero? Sì. Hai imparato strada facendo? Sì, io ho frequentato l'istituto alberghiero, appena diplomata ho fatto alcuni stage un po' in giro nel Lazio. E poi ho conosciuto questa realtà che da 15 anni mi accompagna. In quanti state lavorando qui? La squadra è di 10 elementi? Sì, quasi 10 elementi e siamo una bella brigata, molto unita, compatta e... Tra l'altro in una location bellissima perché immersa nel verde stiamo vedendo, quindi avanti tutta!
quindi la scoliamo, non ci togliamo tutta l'acqua di cottura, così rimane abbastanza morbida, e aggiungiamo il sugo. Buonissima. E su Castro dei Volci e nel territorio sociaro circostante c'è un attivissimo associazionismo. Noi siamo con tre rappresentanti di soggetti, di organizzazioni che animano quotidianamente questi luoghi. Partiamo con Lina. Lina è qui a rappresentare un'attività che ogni anno viene tipicamente realizzata in borgo, che è il presepe in prossimità delle festività natalizie, una circostanza, una ricorrenza che vi coinvolge in tanti ed è itinerante per le vie, per le strade del borgo. Sì, assolutamente, il paese diventa presepe, è una manifestazione giunta alla 27esima edizione, è diventata fiore all'occhiello, diciamo, di tutte le manifestazioni natalizie del centro Italia. E coinvolge circa 200 figuranti che per tutto il periodo natalizio si calano in un'atmosfera di una Betlemme nostrana, riportando alla luce tutto quello che era lo spaccato di vita contadina di inizi 800. È una manifestazione che fin dall'inizio ha accolto tanti visitatori e ha avuto grandissimo consenso sia da parte dei figuranti, ma soprattutto da parte di tanti nostri concittadini che hanno messo a disposizione stalle, cantine e locali in disuso, perché nell'organizzazione della manifestazione, diciamo, non è lasciato nulla al caso, in quanto è curato soprattutto l'aspetto dei costumi, quindi i figuranti partecipano al presepe in costume sociaro e le ambientazioni, l'interno dei locali sono arredati in stile antico con materiali antichi. Questo percorso, che è anche e soprattutto un percorso enogastronomico, diciamo, fa immergere il visitatore in un'atmosfera magica dove si possono sentire i suoni dei mestieri antichi e soprattutto i profumi e i sapori dei piatti della tradizione tipicamente castrese. E l'auspicio per il nuovo anno e per la prossima edizione è soprattutto la sempre maggiore partecipazione, sia appunto dei figuranti che delle persone che vogliono mettersi a disposizione per non far sparire questa rievocazione. Esatto, un momento di narrazione e anche di socialità. Proseguiamo con i Topini Randagi, che invece è un nome buffo. È un nome buffo, Topini Randagi. Esatto, un nome buffo che racconta di che cosa? Di allora, noi siamo un'associazione che inizialmente è nata così un po' per gioco oltre 20 anni fa, quindi prettamente sul, diciamo, la parte ludica fuoristradistica. Siamo 140 soci, quindi non pochi e non tutti di Castro. E diciamo, fondamentalmente adesso organizziamo viaggi e tour per riscoprire proprio le bellezze del territorio. Negli anni abbiamo portato tante persone qui che vengono da tutta Italia e a scoprirlo in un modo totalmente diverso, cioè chi cammina a piedi, chi con la bicicletta, chi con il cavallo. Noi sono le strade rurali, facciamo appunto queste passeggiate con i nostri mezzi in regola con il codice della strada, con soste enogastronomiche, con attività culturali e tutta una serie di situazioni. In più abbiamo aggiunto anche i viaggi, di solito facciamo due viaggi l'anno fuori dal territorio castrese naturalmente, ma anche quello italiano, in luoghi, diciamo, anche abbastanza ostili in quest'ultimo periodo, perché bazzichiamo spesso l'Africa, le zone dell'est Europa, ma in ogni viaggio, cosa molto fondamentale, rappresentiamo il nostro paese con un gemellaggio con un sindaco locale, con un'associazione locale, ma soprattutto portiamo qualcosa che può essere utile al, diciamo, al popolo. Ci sono dei luoghi sconosciuti che non hanno neanche, voglio dire, le penne o i libri oppure un gioco, un semplice gioco tipo Ultimo Viaggio in Bosnia, e soprattutto parliamo del nostro paese e li invitiamo anche qui, e ci sono, certo, state anche, insomma, ci sono anche stati scambi, ecco, insomma. E concludiamo con Aldo,
il sorridente Aldo che ci parla dei Royal Wolf Rangers. Del Lazio in questo momento. Noi siamo nati come Rangers d'Italia 25 anni fa e nel 2011 ci siamo costituiti come Rangers del Lazio. E da allora, ecco, continuiamo a fare sul territorio, soprattutto nelle nostre zone di competenza, una serie di attività che fanno sì che possiamo collaborare con l'amministrazione comunale e quello purtroppo che ci dà ragione, noi non vorremmo, è che gli eventi, anche meteo, i cambiamenti climatici, fanno sì che la nostra attività diventa sempre più importante sul territorio, perché d'inverno allagamenti, eventi catastrofici, d'estate con incendi boschivi, con una sorta di follia che diventa una spirale, non se ne esce, con grandi spese per lo Stato, per le comunità, eccetera. Quindi noi ci troviamo sempre tutto l'anno in prima linea. Oggi, con un sistema economico sempre più difficile, i giovani hanno sempre più difficoltà ad entrare nel volontariato, perché gli spazi economici fanno sì che sia legati molto al diodanaro. E noi, ecco, cerchiamo di sensibilizzare i giovani rispetto a questi temi, alla tutela dell'ambiente, comunità. Entrano con noi, cominciano ad avere i primi contatti con l'ambiente, perché altrimenti si devia, si va altrove. Certo. E noi cerchiamo di arrivare la fortuna anche di nascere in questi paesaggi, che non è per niente scontata per chi viene dalle grandi città, no, cementine all'80%, avere questi paesaggi, no, in loco, sotto i propri piedi, non curarsene, andare lontano magari dall'altra parte dell'Italia, è veramente un peccato. Quindi rimettere anche i nostri giovani nelle condizioni di non lasciare i borghi di nascita, esatto, di avere possibilità di lavoro in loco. Il Museo archeologico di Castro dei Volci raccoglie circa 700 reperti che ricostruiscono la storia del borgo, dalla preistoria all'alto medioevo. Lucia. Sì, a Castro dei Volci abbiamo la fortuna di avere un museo archeologico dove è documentato il vissuto nella Valle del Sacco e nel territorio di Castro dal Paleolitico inferiore fino all'alto medioevo, senza soluzioni di continuità. Il museo è allestito con quattro sale che seguono un criterio tematico e cronologico, quindi il visitatore che si trova a godere, diciamo, dei reperti che si trovano all'interno del museo è guidato in questo percorso dall'esposizione delle vetrine che l'una dopo l'altra ricostruiscono proprio tutto il vissuto, partendo dal periodo più lontano fino ad arrivare al periodo più recente. Recente si fa per dire, comunque, perché siamo sempre intorno al IX secolo, momento in cui l'area archeologica del Casale di Madonna del Piano, che ha restituito la maggior parte dei reperti presenti all'interno del museo, viene abbandonata e la popolazione, la comunità che viveva in questo luogo si sposta nel borgo di Castro dei Volci. La parte più appariscente, più bella, diciamo, è proprio quella appartenente alla fase imperiale di questo insediamento e che ci ha restituito questi elementi architettonici in marmo, marmo pregiato ed anche uno stile, un'architettura, una manifattura molto ricercata. Basti guardare questo capitello in stile corinzio, super, oppure capitello, le colonne monolitiche scanalate e rastremate. All'interno comunque del museo c'è anche una sezione dedicata ai luoghi di culto pre-romani, quindi abbiamo il santuario di Colle della Pece che ha restituito una serie di una vasta gamma di ex voto. Poi abbiamo una sezione dedicata alla trasformazione della villa romana dal periodo quindi romano al latifondo medievale. Il museo si conclude con la ricostruzione di una sepoltura, perché in quest'area, nell'area archeologica del Casale,
noi abbiamo rinvenuto l'insediamento della villa repubblicana, della villa imperiale, un edificio termale ad uso privato ed anche una necropoli. Quindi il museo si chiude con una sezione dedicata alle monete rinvenute in quest'area. Una piccola raccolta numismatica. Una piccola raccolta di monete e diciamo sono quelle che avevano un valore nominale, che venivano spese in realtà, perché a Castro De Volsci è stato rinvenuto anche un piccolo tesoretto, il famoso tesoretto goto di Castro De Volsci, che invece aveva delle monete d'oro e d'argento, era costituito da monete d'oro e d'argento, che attualmente è custodito a Roma nel Museo di Palazzo Massimo alle Terme. Lucia, e qual è l'utenza del museo archeologico? A chi vi rivolgete? Quali obiettivi come rete, visto che siete super strutturati in questo senso e super attenti, no? All'intero territorio ciociaro? Sì, il museo di Castro è un museo civico, quindi studiato proprio per rappresentare una porta di accesso alla cultura per la collettività del territorio in cui insiste. Anche per quindi, i più piccoli? Anche per i più piccoli, assolutamente sì. È un museo che cerca di dialogare il più possibile con l'utenza, con il cittadino e soprattutto con le scuole. Noi abbiamo una attività didattica molto articolata, ci rivolgiamo dai bimbi dell'asilo fino ad arrivare all'università e non è inconsueto che vengano degli studenti per approfondire oppure per redigere le loro tesi di laurea. E il passo avanti molto importante che il museo ha fatto negli ultimi anni è stato quello di entrare all'interno del sistema museale del Frusinate, il SIF Cultura. E questo ci ha permesso di entrare in una rete di altri musei della provincia di Frosinone e di poter fare un discorso organico con i nostri partner. E stiamo portando avanti un discorso ormai da 3 anni che cerca di rendere i musei degli spazi vivi, fruibili e anche declinarli in maniera diversa rispetto alla visita canonica. Non solo esposizione di oggetti, ma i musei come agency sociale, come luoghi di ritrovo e aggreganti. Questa è proprio la nostra mission, soprattutto negli ultimi anni c'è stata questa apertura dei musei alla collettività, alla società e li vogliamo vedere proprio come delle fucine e anche degli attrattori di idee, degli attrattori turistici e proprio di stimolo per i più piccoli soprattutto a far venire fuori delle passioni, delle abilità, scoprire anche chi siamo, da dove veniamo attraverso proprio le visite all'interno del museo. Troviamo al Teatro Gassman, centro culturale del Borgo, questa sala teatrale che per circa 22 stagioni, giusto 22. Sindaco, ha ospitato prosa a livello nazionale per quanto riguarda noi, circuiti che circolano in giro per il paese ed è pronto sempre a ospitare, ad essere sede di momenti fortemente castresi. Assolutamente. Ci siamo spostati appunto nella popolosa frazione di Madonna del Piano, la sala teatrale è annessa al Museo Civico Archeologico, a pochi passi dalla Villa Romana di età imperiale e è ormai diventato un centro di attrazione culturale anche per i comuni limitrofi. In tanti ci invidiano la capacità di saper organizzare ormai da 22 anni una stagione di altissimo profilo. Pensate che sul nostro palcoscenico, che il nostro palcoscenico è stato calcato da attori del calibro di Dacia Maraini, di Paola Gassman, di Ugo Pagliai, di Michele La Ginestra, solo per citarne alcuni. Tutti gli anni quindi puntualmente, tra gennaio e maggio, riusciamo ad offrire un cartellone di almeno 6 appuntamenti, ai quali si aggiungono poi i 2 laboratori teatrali.
Durante l'anno, infatti, all'interno della sala si tengono due corsi, un corso di alfabetizzazione teatrale per i più giovani ed un corso invece teatrale sperimentale per coloro che sono più avvezzi. La sala è stata ristrutturata nel 2019, ero nella precedente amministrazione, ero allora assessore ai lavori pubblici e riuscimmo a portare a casa questo importante finanziamento, la ristrutturazione della sala. Mi piace ricordare che fummo solo tra uno dei sei comuni dell'intera regione Lazio a beneficiarne. Quindi insomma una realtà che nel tempo siete stati in grado di far crescere. Assolutamente. E che è rappresentativa di questi territori, è bello, no, che ci sia poi un'attenzione ai linguaggi, alle discipline artistiche. Perché, sindaco? Intanto il merito non è solo nostro, sicuramente è da condividere e da riconoscere anche al direttore della stagione, alla direzione artistica, a Gianni Afola della compagnia Le Nuvole Teatro, a Barbara Modio. È anche grazie a loro che riusciamo ad intercettare compagnie che quando passano per i teatri romani il biglietto è circa 4 volte tanto quello che si paga qui a Castro dei Volsci. Non è un caso appunto che ci raggiungono ogni sabato persone dai centri più disparati della provincia di Frosinone e non solo. Quindi anche un'attenzione per lo spettatore, la famosa costruzione del pubblico, no? Quanto è importante andare a teatro ancora in questo nostro tempo, nella contemporaneità, e quanto è importante che sia accessibile alle tasche di tutti. Assolutamente un teatro popolare, se vogliamo, un teatro che guarda alle famiglie, che guarda ai più anziani. Abbiamo anche una convenzione con il centro sociale anziani. Non lasciamo indietro nessuno. Dai bambini, no, nei laboratori, veramente ai più grandi comunità di riferimento. Grazie. Grazie a voi. Salutiamo anche Castro dei Volsci, stiamo girando l'Italia, stiamo vedendo i borghi più diversi, che siano molto popolati o da 100 anime, ma tutti con qualcosa da raccontare. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!